RDL Informa vi è offerto da i libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Buona mattinata da Maria Elisa Gualandris, le 11.30, edizione del nostro notiziario locale, arresto antidroga dei carabinieri di Arona e servizio di Luca Manghera. Da qualche tempo i carabinieri della compagnia di Arona sospettavano gestisse un'attività di spaccio e quando sono andati a perquisire la sua abitazione a Dormelletto hanno avuto tutte le conferme. Non era a casa sua, bensì era ospitato da un conoscente assieme a sua moglie e suo figlio, ma questo non gli impediva di tenere due buste di plastica con diversi involucri di cocaina per un totale di quasi 18 grammi. I militari dell'arma hanno sequestrato tutta la droga e anche il telefono del 32enne. A quel punto hanno chiamato l'ultimo numero contattato, scoprendo che si trattava di uno dei clienti dello spacciatore, che ha ammesso subito di aver comprato poco prima stupefacente per un totale di 1.200 euro. Il tribunale di Verbania ha convalidato l'arresto, disponendo per l'albanese domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà l'11 febbraio. E sempre per la cronaca, la Polstrada di Verbania ha scoperto un meccanico abusivo a Feriolo. Le indagini sono partite da una segnalazione anonima. Dopo diversi appostamenti, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo sequestrando diverso materiale da lavoro e riscontrando irregolarità nella gestione di rifiuti pericolosi. È stato anche trovato sul posto un dipendente di origine marocchina ma irregolare sul territorio nazionale, per il quale il questore ha messo un provvedimento di allontanamento. Il titolare dell'attività, che serviva molti clienti italiani e stranieri, è un marocchino di 46 anni con regolare permesso di soggiorno, che però al momento si trova all'estero. Sanzionati anche due clienti. E per concludere, sono finalmente ripresi i lavori del primo lotto del Movicentro di Fondotoce per terminare il marciapiede al binario. Le opere dovrebbero terminare a fine febbraio. Intanto si aspetta il via libera del governo per iniziare con la realizzazione del parcheggio, che è previsto per il secondo lotto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo. Il meteo di RVL. Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 31 gennaio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui meno 3 gradi, massime sui 5 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate. RVL informa, vi è stato offerto da i libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.